Buongiorno, ce la stiamo facendo. Ora a fare cosa non vi saprei proprio specificare. Comunque ce la stiamo facendo. Uscire da questa situazione poliedrica e antropomorfa. Amici, buongiorno, è venerdì, coraggio. Il ruggito del coniglio. Se ne guardate in faccia fa schifo, diciamo, però questo, no, ma insomma per dire che ancora una volta abbiamo attraversato insieme a voi e vinto una settimana. Abbiamo pareggiato una settimana. Buongiorno amici, allora lui è Dose, io sono Presta. Buongiorno di nuovo. Abbiamo un paccotto di notizie di cui discutere con voi. Beh, è una notizia bella con cui vogliamo aprire questa nuova puntata del ruggito del coniglio. Quella vera qui su Rai Radio 2. Allora andiamo nel Vietnam del Nord. Del Nord. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la fuga clamorosa di un grosso pesce di 30 centimetri appena catturato da un pescatore vietnamita. Sì. Io ho lasciato questo pesce nella bacinella e il pesce, incredibile, nel video fa un salto, uno zompo di un metro e poi rimbalza per altri 3-4 metri saltando sul marciapiede. Prende l'autobus, nello specifico del 36 Barrato, e arriva con quest'autobus fino al porto. Si infila in un tombino di acqua piovana e da lì riacquista la libertà. Ma che bello, amici, che metafora meravigliosa. Certo, il pescatore vietnamita c'è rimasto molto male. Dicendo, dov'è il mio pesce? E non c'è più. Questa storia è veramente, sembra una piccola favola. È vero o no? Una piccola favola che istruisce, insomma, diciamo così, è bello, cioè anche nel momento peggiore, esatto, anche quando sembra che non ci siano più, molto bene, quando siete da soli nella bacinella, sappiate che c'è sempre modo di uscire fuori e scappare, e sappiate che c'è un pescatore vietnamita che si attacca a questa. Ah, ma che dobbiamo fare, ragazzi? Viva la libertà! Rai Radio 2. Il ruggito del coniglio.